Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli italiani. Cesare Buonamici è in guai seri, il suo comportamento non sarebbe andato giù a più di qualche persona, scopriamo cosa ha fatto. È andata in onda un'altra puntata del Grande Fratello e, anche questa volta, le sorprese e le emozioni non sono mancate. Eliminato della serata, il calzolaio di Novi Ligure Lorenzo Remotti, che è andato a casa dopo un televoto flash che c'è stato durante la serata. Nonostante le dinamiche della casa, la preferita del pubblico rimane Beatrice Luzzi, con il 47% delle preferenze. Ed è stata proprio lei che ha dato il via alla catena per il televoto flash, che ha visto a rischio eliminazione Lorenzo, Arnold, Valentina e Vittorio. Ad averla la peggio, è stato Lorenzo, dunque punto. Ma, durante la serata non si è parlato solo delle Luzzi. Molti, infatti, sono stati temi toccati e affrontati, come il triangolo amoroso Varese meno Baci meno Menozzi. Giuseppe Garibaldi ha, finalmente, incontrato sua mamma, che gli ha portato un pacco di delizie calabresi. Il loro incontro è stato emozionante e ha fatto commuovere tutti, persino Alfonso Signorini. Tra lacrime e risate, però, i fan più attenti del programma non hanno potuto fare a meno di notare degli atteggiamenti di Cesare Buonamici. L'opinionista e giornalista si sarebbe messa in grossi guai. Le parole dure di Cesare Buonamici. Cesare Buonamici è un volto storico della conduzione del TG5, ma è nuova al ruolo di opinionista. Quest'anno, per lei, il compito è ancora più arduo perché, mentre fino allo scorso anno c'erano due figure a ricoprire tale posizione, in questa nuova edizione del GF, Cesare è completamente da sola. Fino ad ora, si è dimostrata abbastanza schietta e, forse, è proprio questo che sta facendo discutere il pubblico a casa. La donna ha bacchettato Beatrice Luzzi, sostenendo che sia lei stessa la responsabile delle critiche che, giorno dopo giorno, la travolgono in casa. I fan della trasmissione sanno bene che tra la Luzzi e Massimiliano Varese non corre buon sangue. I due continuano a punzecchiarsi e sembrerebbe non possa esserci nessuna speranza di riappacificazione. In merito a questo, è intervenuta anche Cesare, che ha fatto discutere tutti con il suo gesto. La Buonamici avrebbe dimostrato, apertamente, da che parte sta. Ha reso immune Massimiliano Varese e ha elogiato Alex Squorzer, nonostante il suo gesto poco elegante nei confronti di Grecia Colmenares. Sul web, infatti, qualche utente scrive, ha salvato due mostri. Dopo l'atteggiamento della giornalista, in molti stanno aspettando che venga fatta fuori e spodestata dalla sua poltrona o che, quantomeno, Pier Silvio Berlusconi intervenga con qualche richiamo. Non sappiamo cosa stia pensando colui che si trova ai vertici Mediaset, riguardo le considerazioni fatte da Cesare, ma l'erede dell'ex premier sarà sicuramente in grado di rimettere le cose al loro posto, qualora lo trovasse giusto. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.